sintesi del suo intervento. Il mio intervento era centrato su quello che è l'edema osseo. L'edema osseo è una patologia che è molto comune e viene oramai diagnosticata con una frequenza imbarazzante sulle risonanze magnetiche che seguono i pazienti. Stiamo imparando a capire che però tutte l'edema osseo non è uguale, ma che anzi in stesse situazioni radiologiche abbiamo delle condizioni cliniche estremamente diverse e che quindi anche il trattamento che noi dobbiamo utilizzare è sicuramente differenziato in base al paziente che abbiamo di fronte. Diciamo che abbiamo uno strumento in più per capire il perché i nostri pazienti hanno così tanto dolore, ma che dobbiamo utilizzare questo strumento avendo sempre di fronte i pazienti e non la risonanza magnetica degli stessi. Come dico a loro, io devo curare voi, non la risonanza. E quindi in questa maniera è stata incentrata la relazione per capire quali sono i differenti segni che possiamo avere sull'edema osseo e in quali casi noi dobbiamo andare a pensare che ci possano essere questi segni strumentali e come trattarli.